Le torce sono i roghi solitari dei martiri nostri che sulla via del progresso, avvolta nelle tenebre, levarono le pietre miliari incandescenti del loro sacrificio. Ciao da Torce nella Notte, oggi parleremo delle Mujeres Libres, pioniere del movimento femminista. Dicono che la storia sia scritta dai vincitori, ma quello che sembra è che gli unici a vincere siano gli uomini. Le donne che hanno fatto la differenza nella storia, nella società, nelle arti, nella scienza, vengono generalmente buttate nella fossa comune della dimenticanza. Nonostante questo, l'eredità di tante lotte e sforzi è tutt'oggi viva, anche se spesso si dà per scontata o superata. Per amore di giustizia, quindi, voglio rievocare gli spiriti di quelle donne che hanno giocato un ruolo fondamentale durante la Rivoluzione Spagnola, formando il primo movimento femminista con base popolare in Spagna. In questo podcast cercherò di riassumere cosa fosse Mujeres Libres. Successivamente vi andrò a presentare alcune delle esponenti di cui ho reperito notizie. La CNT, la Confederazione Nazionale del Lavoro, è stata dal 1910 il principale centro sindacale orientato all'anarchismo, da cui in seguito nasce la CGT. Quest'ultima aveva un'alta rappresentanza di donne e riconosceva loro i diritti fondamentali del lavoro come libertà economica e la parità di retribuzione. Mujeres Libres nasce a Barcellona come gruppo culturale nel 1934. Le iniziatrici, piuttosto che fondatrici, come per loro stessa precisazione, saranno Lucía Sánchez Sornil, Mercedes Comafusada Gulen e Amparo Poci Blascón. Nel 1936, scoppiata la rivoluzione, esce il primo numero della relativa rivista Mujeres Libres. Da principio, anche se la maggior parte delle militanti faceva già parte di altri gruppi anarchici, le compagne avranno piena autonomia senza dipendere da altri. Questa autonomia, coerente con la volontà di emancipazione separatista del gruppo, disturberà molti anche in ambito libertario. La scelta del separatismo sarà discussa a lungo dalle stesse compagne e presa in quanto unica possibile, dal momento che, anche in ambito rivoluzionario, la questione femminile restava costantemente relegata a problema secondario o addirittura a distrazione. Le Mujeres Libres, di fatto, apriranno la strada alle organizzazioni femministe future e uniranno la lotta contro lo sfruttamento capitalista con l'oppressione patriarcale. Riusciranno ad avviare un processo di emancipazione della donna da triplice schiavitù, schiavitù dell'ignoranza, schiavitù di genere, produzione della schiavitù, ovvero lo sfruttamento della manodopera e dei loro uteri per la patria. Avranno particolare cura verso l'educazione della prima infanzia in quanto vittima del patriarcato e del sistema borghese. Le scuole avevano infatti sezioni separate per maschi e femmine e percorsi di studio diversi in base al genere, dove le bambine venivano educate ad essere mogli e madri alla mercé dei propri mariti. Era essenziale che l'educazione prendesse una svolta totale, promuovendo una scuola per le libertà. Quindi costruiranno in modo completamente indipendente scuole, mense e asili nido. Solleveranno problemi fino a quel momento tabù come l'educazione sessuale, parlando di contraccettivi, aborto e peso delle istituzioni religiose. Oltre a tutto questo, fino al 39, provvederanno ad aiutare al fronte fornendo armi, cure e medicine. La repressione contro gli anarchici da parte delle truppe di Franco sarà colossale e, come spesso accade, si accanirà in modo particolare sulle donne. È impossibile documentare il numero esatto di chi ha attraversato il calvario di torture, omicidi, rapimenti e stupri. La maggior parte delle affiliate finirà in prigione, in esilio o sarà costretta al silenzio assoluto. Ritengo sia fondamentale ricordarle oggi perché è evidente che ci sia ancora molto da lavorare. Ho preso coscienza delle ingiustizie sessiste della vita quotidiana perché le subiscono tutte le donne. Oggi come ieri ho le stesse opinioni. Nonostante l'evoluzione della moralità, non è cambiato molto. Che le coppie lavorino e che l'uomo si occupi un po' più della casa e dei figli è il minimo, e la mia intima convinzione è che tutti gli esseri umani debbano avere gli stessi diritti e la stessa libertà. Pepita Carpena, Mujeres Libres. Josefa Carpena Mat nasce il 19 dicembre del 1919 a Barcellona, nel quartiere proletario di Pueblo Seco. Appena 14enne si unisce al sindacato della metallurgia e al gruppo di giovani della CNT, la Federazione Iberica Juventudes Libertarias,
dove ha modo di conoscere e leggere autori come Balzac, Zola, Rousseau, Anselmo Lorenzo e Mikhail Bakunin. Suo padre, che non si era mai interessato di politica, inizialmente era restio al fatto che una ragazza uscisse la sera e frequentasse tali ambienti. Una sera, su invito di Pepita, l'accompagnerà ad un incontro e da allora non solo comincerà ad appoggiare con fierezza le scelte di sua figlia, ma si unirà anche lui alla CNT. Pepita, che al tempo lavora in una fabbrica, viene incaricata di organizzare le giovani sarte. La sua attività sindacale le costerà il posto e solo grazie al sostegno delle sue compagne riuscirà a riottenerlo. Appena sedicenne, allo scoppio della rivoluzione spagnola, si unisce alla colonna d'Arruti, dove però le viene detto che in quanto donna sarebbe stata meglio nelle retrovie e viene messa a fabbricare granate. L'anno seguente, nel 1937, aderisce a Mujeres Libres, viene incaricata come segretaria di propaganda e finalmente ha modo di organizzare numerosi dibattiti sulla questione femminile. Durante il conflitto il suo compagno verrà ucciso e il sindacato provvederà ad aiutarla economicamente. Nel 1939, dopo la vittoria dei fascisti, viene esiliata a Marsiglia, ma la distanza non le impedirà di partecipare alla ricostruzione della CNT, che costerà molte vite, come quella del suo amico e compagno Raúl Caballera, che infatti morirà a Montjuïc per mano dei franchisti, nel 1945. Nel 1992, sotto richiesta, scrive Detto dalla vida, le sue memorie sia in spagnolo che in francese. Tradurrà in francese anche Mujeres Libres, Luchadoras Libertarias. Sarà coordinatrice degli archivi CIRA, Centro Internazionale di Ricerche Anarchiche, dal 1988 al 1999. Continuerà a collaborare con i gruppi femministi più giovani, partecipando a dibattiti e incontri in Spagna e Europa, e a scrivere articoli per l'editoria libertaria sia spagnola che francese. Morirà in Francia nel giugno del 2005. Lucía Sánchez Sornil, attivista anarcofemminista, poetessa e rivoluzionaria, nasce a Madrid e viene allevata dal padre in condizioni di povertà. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti. Poco più che ventenne, comincia a pubblicare, con pseudonimo maschile, vari articoli sull'omosessualità, per svariati giornali. Trattare certe tematiche all'epoca era illegale, motivo per cui deciderà di usare uno pseudonimo. Negli anni 20 lascia la poesia per dedicarsi all'attività politica all'interno del movimento anarcosindacalista e nel 1927 si trasferisce a Valencia. Collabora con diversi giornali anarchici come Tierra y Libertad e Solidariedad Obrera. Nei primi anni 30 è segretaria alla scrittura per la CNT e redattrice di un quotidiano libertario. Nei suoi scritti esprime l'urgenza di abolire le differenze di genere e parla di maternità come scelta e non come funzione unica della donna, di controllo delle nascite e di emancipazione economica. Nel 1934 fonda la rivista Mujeres Libres, con l'aiuto di Mercedes Comafosada Gulen e Amparo Pochi Glascón. La rivista sarà il megafono con cui ribadiranno che la rivoluzione femminile sia parte della rivoluzione sociale e che i problemi femminili riguardano tutti. Purtroppo per loro sarà molto difficile farsi valere, anche all'interno degli stessi ambienti libertari. Molti di coloro che invocavano l'uguaglianza per tutti si sentivano profondamente minacciati dalle lotte sociali femminili per l'emancipazione, sostenendo addirittura che queste minacciassero la loro virilità e la società futura. Così il movimento si unirà ad un altro collettivo femminista, il Gruppo Cultural Femminino, dando vita a Agrupación Mujeres Libres, che in breve conterà oltre 30.000 affiliate. Durante la guerra civile spagnola, le Mujeres Libres parteciperanno attivamente anche agli scontri armati. Lucía continuerà la propaganda anarcofemminista per radio, offrendo supporto alle donne nelle campagne. Con il progredire della rivoluzione, le Mujeres Libres organizzano seminari sull'educazione sessuale, creano scuole e asili libertari e formano le operaie e le infermiere per assistere i feriti al fronte o insegnano alle donne a sparare. Purtroppo, l'inasprirsi della guerra civile sancirà la fine delle attività del gruppo e le sue attiviste verranno perseguitate, esiliate e uccise. Lucía ripiega quindi a Valencia, dove editerà Trisold e Umbral,
e incontrerà l'amore della sua vita, America Barroso. Poco dopo è eletta generale della CIA, International Anti-Fascist Union. Nel 1934 la coppia viene esiliata in Francia, dove sarà espulsa 3 anni dopo dai nazifascisti. Tornata a Valencia, grazie all'aiuto della sorella di America, fino al 1954 vivranno in clandestinità presso la famiglia di America. Alla fine della sua vita tornerà all'attività artistica dipingendo e scrivendo poesie inedite. Morirà di cancro a 75 anni. Amparo Pocci Glascon dedicò la sua vita alla medicina, alla questione femminile, alla giustizia sociale e insieme alle sue compagne di lotta, Mercedes e Lucia, diede inizio all'organizzazione femminista Mujeres Libres. È figlia di un militare che sarà il primo a cercare di annichilire i suoi sogni e le sue ambizioni in quanto donna. Inizialmente la ragazza, scoraggiata dal padre, accantona l'idea di diventare medico e frequenta le magistrali. Si diploma con lode nel 1922 e dopo essersi ribellata al machista genitore si iscrive a medicina. Nella Spagna degli anni 20 ricordiamo che circa 3/4 della popolazione femminile era analfabeta, che una donna non poteva uscire di casa da sola, ma solo se accompagnata da un uomo, e che l'unica cosa per cui erano considerate era essere bravi madri e mogli remissive e accomodanti. Poco importava se i mariti erano violenti e irresponsabili o li abbandonavano con la prole. Nella sua facoltà, per capirsi, su 1400 studenti, solo 32 erano donne. L'ambiente era pregno di sessismo e pregiudizi, ma nonostante questo, Amparo si laureerà con lode anche in medicina, riuscendo addirittura ad avere una menzione speciale per il suo impegno. La sua attiva militanza politica avrà inizio durante il suo percorso di studi. Eserciterà clandestinamente dopo il colpo di Stato di Primo de Rivera. Le sue competenze verranno messe a disposizione della popolazione più povera, soprattutto in ottica di prevenzione. Nello stesso periodo scrive un primo romanzo sull'amore libero e rivoluzionario e i suoi scritti cominciano ad apparire sui giornali dell'epoca. Il femminismo comincia a diventare tema di dibattito, trovando spazio anche in apposite rubriche sull'argomento. Scrive di come il femminismo non rappresentasse un problema in ambito rivoluzionario, sottolineando la sua natura ideologica. Scrive di emancipazione economica per le donne, di uguaglianza nei diritti, di sessualità e di maternità in una chiave nuova. Non è una madre migliore quella che più stringe il proprio figlio al seno, ma quella che aiuta a costruire per la sua prole un mondo migliore. Nel 1929 apre il suo primo consultorio nella sua casa, in via Madre Raffles. Si dedicherà per lo più alla classe operaia e alle donne con figli, spesso operando pro bono. Le donne, per le stesse mansioni degli uomini, percepivano un salario fra il 55 e il 60% inferiore, pur lavorando più ore e aggravate anche dal lavoro domestico, che talvolta comprendeva anche il lavoro nei campi, non solo accudire i figli e la casa. Fino al 1931 le lavoratrici post-parto avevano solo 6 settimane di riposo, senza retribuzione. Amparo si concentra quindi sull'educazione alla salute e sulla prevenzione delle malattie, stilando linee guida e schede informative per le madri con raccomandazioni da seguire durante la gravidanza e l'allattamento al seno per ridurre la mortalità infantile. Il soggetto dei suoi studi sarà prevalentemente il corpo della donna e la sua sessualità. Nel 1932 scrive La vita sessuale delle donne, dove sensibilizza su igiene, organi riproduttivi, gravidanze e malattie sessuali. Era una delle poche al tempo a dirsi favorevole all'aborto, predicava inoltre l'amore libero e parlava di divorzio e contraccezione. Nel 1934 si trasferisce a Madrid e nella stessa ottica femminista apre un altro consultorio medico. Al contempo milita nella CNT e fa parte della mutua associazione medica del sindacato. Lo stesso anno nasce la rivista Mujeres Libres, rivista che intende operare sia in campo formativo che pratico, parlando di educazione sessuale, prevenzione medica, eccetera, e anche in campo teorico e culturale, quindi parlando di divorzio, di diritti, eccetera.
insieme a Lucia Sanchez Arnil e Mercedes Camposada, daranno quindi origine al processo di liberazione della donna lavoratrice. Amparo opera negli ospedali di guerra, avvia corsi per l'infanzia e supervisiona colonie di bambini rifugiati dal Messico, dalla Francia o dalla Russia. Dal 1936 al 1937 è direttrice dell'assistenza sociale presso il Ministero della Salute con Federica Monseni. Arrivata a Barcellona nel 1937, tiene un programma di formazione per le brigate di soccorso e lavora come consulente pedagogica presso la Casa della Donna Lavoratrice. Con l'inasprirsi del conflitto, come molte sue compagne, verrà esiliata in Francia. Raggiunge Nîmes, ma il suo lasciapassare come clausola le impedisce di esercitare come medico. Farà l'operaia clandestina in un negozio di cappelli per un periodo, finché non riuscirà a raggiungere Tolosa, dove riprenderà le sue mansioni. Collabora sia con la Croce Rossa che con la CNT, dove sarà impegnata in corsi per corrispondenza. Nel 1965 le diagnosticano un cancro al cervello. Anche in punto di morte, le sue sorelle rifiuteranno di farle visita e di riallacciare con lei i rapporti, ritenendola una vergogna della famiglia. Gli ultimi 3 anni li passerà fra ricoveri e miglioramenti, affranta dal dolore fisico e psicologico per le facoltà mentali in diminuzione e l'estrema povertà. Tenterà invano di porre fine alla sua esistenza con dei sonniferi, per spegnersi definitivamente il 15 aprile del 1968. Nel portafoglio le troveranno solo 16 franchi e 29 centesimi. Oltre 200 esuli spagnoli si mobiliteranno per il suo funerale. Muore così Amparo Poch, medica anarchica, femminista, donna di pace in tempo di guerra. Mercedes Comaposada Bulén, anarcofemminista di Barcellona, darà origine con Lucía Sánchez Ornil e Amparo Poch i Glascón all'organizzazione Mujeres Libres. È figlia di un calzolaio socialista, emigrato dall'Aragona rurale per sfuggire alla miseria. Il padre, autodidatta, impara francese e tedesco e diviene corrispondente spagnolo per l'Humanité. Mercedes cresce quindi in un ambiente militante e viene istruita, cosa che all'epoca per una bambina era molto poco convenzionale. A 12 anni sa scrivere a macchina e prima dei 20 è politicamente attiva. Abbandonati temporaneamente gli studi, lavora come montatrice di una società di produzione cinematografica e si unisce alla CNT di Barcellona. Riprenderà i suoi studi in giurisprudenza dopo essersi stabilita a Madrid. All'interno del sindacato conosce Lucía Sánchez Ornil, che aveva il medesimo obiettivo, dare voce alle donne, l'uguaglianza. Entrambe riconoscono nell'alfabetizzazione delle altre donne un elemento fondamentale per l'emancipazione femminile. Consapevoli che la questione femminile non trovasse il giusto spazio nemmeno in ambito libertario, ad una riunione della CNT qualcuno le canzona riportando il detto che sostiene che le donne devono fare la calzetta, decidono di organizzarsi separatamente. Avendo accesso ai registri del sindacato, scrivono a tutte le compagne in lista, interrogandole su quali argomenti ritenessero importanti e cosa meritasse approfondimenti. Le risposte non tarderanno ad arrivare. Le donne da tutte le parti della Spagna cominceranno a mobilizzarsi. Si formarono spontaneamente due gruppi più nutriti, a Barcellona e a Madrid. Quando presero coscienza l'uno dell'altro, si fusero, dando vita all'associazione Mujeres Libres. Le militanti lavoravano sul piano sia pratico che teorico, grazie all'azione diretta e alla presa di coscienza. Per permettere alle donne di integrarsi nelle attività sindacali, vennero organizzati servizi di babysitter a domicilio, così che anche le madri potessero prendere parte alle assemblee. Il concetto di maternità fagocitava infatti tutto senza lasciare spazio a null'altro nella vita delle donne. È piuttosto indicativo che oggi, nel 2020, ci sia ancora chi ci vede unicamente così e che pretende di sapere cosa sia giusto o meno per noi. Ed è questo il punto, oggi come allora, quello che è meglio per noi lo decidiamo noi. Il concetto di madre sta assorbendo quello di donna, la funzione sta annullando l'individuo. Per un anarchico, prima del lavoratore viene l'uomo.
Per noi, prima della madre, viene la donna. Lucia Sanchez Ornil in Question Femenina e Nostro Medios, da Solidaridad Obrera, del 15 ottobre 1935. Nel maggio 1936 viene pubblicato il primo di 12 numeri della rivista Mujeres Libres, di cui Mercedes è caporedattrice. All'interno della rivista troveranno spazio gli scritti di Federica Monsigny, Emma Goldman, Mary Jiménez, Carme Conde e molte altre compagne, sia spagnole che internazionaliste. L'unico collaboratore uomo alla pubblicazione sarà Baltasar Lobo, illustratore, scultore e compagno di Mercedes, che ne curerà la parte grafica. Mercedes collabora con svariate altre riviste, Tierra y Libertad, Mujeres Libres, News Times, scrivendo di argomenti che vanno dalla medicina alla sessualità. Dopo l'ascesa di Franco, riparerà con il compagno a Parigi, sotto protezione di Pablo Picasso. Curerà numerose opere di traduzione di autori spagnoli e continuerà a collaborare con le pubblicazioni Free Woman, Land of Freedom, New Times, Ruta e Umbral. Conserverà il suo spirito combattivo, vitale, ma allo stesso tempo distinto fino al giorno in cui si spegnerà all'età di 93 anni. Soledad Estora Cesteri, combattente anarchica. Soledad nasce il 6 febbraio del 1915 nel piccolo villaggio di Albatarec vicino a Lerida. Suo padre, che aveva trascorso molti anni fuori dalla Spagna e aveva tenuto lezioni per adulti, le insegna a leggere e scrivere, cosa quasi completamente sconosciuta alle ragazze della sua generazione e ceto sociale. La madre, invece, era estremamente bigotta e religiosa. Quando suo padre morì, Soledad aveva solo 11 anni e dovette iniziare a lavorare. Ciononostante, continuerà a prendere lezioni private da un amico del padre. All'età di 15 anni, la madre le fa pressione perché si sposi con un uomo che la mantenga. Ma Sole si oppone strenuamente, essendo già sposata con l'ideale rivoluzionario. Si trasferisce a Barcellona e lavora come commessa, poi come domestica, 20 ore al giorno, per una paga da fame. Infine ottiene un lavoro nell'industria chimica. Avendo finalmente un po' di tempo libero, frequenta le scuole serali, organizzate dall'Unione Anarco-Sindacalista CNT. Nel 1934 fa parte del gruppo femminile Gruppo Cultural Femenino, che successivamente si fonderà con Mujeres Libres. Due anni più tardi, insieme a sua sorella Juana, entra a far parte della Gioventù Libertaria. Lo stesso anno farà parte del Comitato Rivoluzionario del quartiere Clot e sarà delegata dalla federazione locale agli incontri della Gioventù Libertaria di Barcellona durante la guerra. Il 18 luglio, con altri anarchici, occupa e fortifica con le barricate Casa Cambo, che sarebbe diventata la CNT Fai House. Occupa i cinema per trasformarli in mense e lavora come supervisore sul fronte, viaggiando come rappresentante della CNT, della Fai e del gruppo giovanile della CNT in varie regioni spagnole. Alla fine del 1936 contribuisce alla creazione dell'Istituto delle Donne Libere. Lo stesso anno il gruppo di Barcellona si unisce a Mujeres Libres di Madrid, dando vita all'Associazione Libertaria Nazionale Mujeres Libres. Sole si occupa di coordinare i gruppi di operai di Barcellona e sarà responsabile delle finanze della Casa della Donna Trabajadora, Casa della Lavoratrice. Collaborerà sia con il giornale della FAI, Tierra y Libertad, che con la rivista Mujeres Libres dal 1936 al 1938. Con l'ascesa di Franco sarà costretta a riparare in Francia, ma prima di partire apprende che Pepita Carpegna e un'altra compagna sono bloccate a Barcellona. A rischio della propria vita, guida da Figueres a Barcellona, riuscendo ad aggirare i controlli, portandola in salvo per poi stabilirsi in Francia fino alla fine dei suoi giorni. Nel 1945 tornerà in clandestinità in Spagna per un breve periodo, ma sarà costretta a scappare nuovamente a causa della repressione fascista. Negli anni 60 collaborerà con una nuova serie di uscite di Mujeres Libres e contribuirà alla stesura dell'anonimo libro che uscirà nel 1999. Muore a Parigi nel 1993. Quando arrivò la Repubblica, molti assaltarono le carceri per liberare i prigionieri, ed io ero una di quelle persone. Qualcuno gridava: «Abbassa la politica! Abbassa la Guardia Civile!» E dopo gridavano: «Viva l'anarchia!» Questo fu il mio primo incontro con gli anarchici. Non mi sembravano persone terribili.
Anzi, mi sembravano proprio brave persone. Soledades horas, da Mujeres Libres di Marta Achelsberg.